Io ne volevo di carenze. Ma niente. Vivere senza una carezza. Vivere senza ricevere per anni un abbraccio. È come essere già morti. Un corpo senza vita inutile. Pronto per il freddo. Ecco. Io sono morta così. Teatro Lo Spazio a Via Locri, che è una traversa di Via Sannio, zona San Giovanni, si arriva comodamente con la metropolitana San Giovanni, e qui c'è questo spettacolo, Storie di donne morte ammazzate. Abbiamo l'autrice Betta Cianchini, alla quale adesso c'è la domanda che fanno tutti quanti, è sempre la stessa: come ti sei avvicinata al tema e come poi hai scelto di scrivere dei testi su questo tema? Allora, non mi sono avvicinata io al tema, è la cronaca purtroppo che si avvicina a noi in maniera abbastanza cruenta e violenta, quindi abbiamo iniziato a trattare il tema ad aprile, proprio in questo teatro, con la prima storia di tante, ormai sono diventate 12 queste storie. Si parla di ex moglie, si innamora da morire, tra virgolette, di ex moglie Allegra Barbare. Quella era stata la prima storia di 12 e quello era un contesto nel quale avevo cercato di studiare quale poteva essere, e lo sento fortemente, che c'è il link tra il pregiudizio sull'omosessualità femminile e il femminicidio. Non voglio entrare nella specifica della violenza di genere, no, non è questo l'importante, perché poi purtroppo il femminicidio porta con sé questo carico pesante poi di parole che possono dare un rimando diverso o altro. Si tratta comunque di violenza, si tratta di un fenomeno fortemente culturale e strutturale della nostra società, questo è indubbio, che bisogna assolutamente bloccare. Come lo si blocca? Io non ho la ricetta, non posso averla, però una cosa molto semplice, che mi sembra proprio sia la cosa più importante da fare, è iniziare dall'educazione dei bambini piccoli, nel senso che sicuramente culturalmente dobbiamo cercare di far capire soprattutto ai bambini piccoli, quindi iniziare da loro per poi andare avanti e portare generazioni nuove e diverse, che sicuramente non ci deve essere una cultura di sopraffazione, ci deve essere una cultura ovviamente di confronto. Questo secondo me è la cosa più importante, quindi bisogna lavorare proprio sull'approccio culturale al problema. Questo è un problema che sento molto, ma non solo come donna, proprio come essere umano, che credo poi sia la cosa più importante. Il taglio nello specifico di Storie di donne morte ammazzate è un taglio anche al maschile. Il nostro obiettivo, il nostro target di riferimento sono sicuramente gli uomini. Ci sono tre storie di uomini, ed è importante proprio che vengano tirati per primi loro in campo. Quindi, studiando i casi di femminicidio, ho studiato anche il paradigma mentale dell'uomo, che purtroppo è spesso lo stesso, quindi dell'uomo e della donna, è un ciclo perverso, un loop che si ripete, sembra non avere mai fine. Il nostro motto è quello di chiediamo che venga bloccato questo spettacolo. È una provocazione forte, no? per delle persone che comunque fanno questo lavoro. Noi vorremmo proprio fortemente che questo spettacolo venga bloccato il prima possibile. Speriamo di non doverlo rifare il prossimo anno. Io continuerò a scrivere storie di femminicidio fin quando ci saranno ancora casi di questo fenomeno. E la notte rossa invece del 13 ottobre, speriamo che sia la prima e l'ultima. Anche questa notte rossa noi non vorremmo reiterarla. Speriamo davvero che la cronaca anche questa volta non ci richiami in campo. Mi sentivo come una di quelle storie che si vedono alla televisione. Ma era la mia. Ero io quella. Quella menata dal figlio. Quella presa a parolacce dal figlio. Sei nato da questa pancia tu, da questa carne!
chi usa la violenza spesso lo fa per debolezza. In questo lavoro c'è? In questo lavoro sì, c'è la debolezza dell'uomo, nel senso che è un uomo che ad un certo punto si sente oppresso da una figura femminile che gli chiede forse di più. Sono 12 storie completamente diverse, sono 12 storie calate completamente in 12 contesti sociali, culturali ed economici dal taglio completamente diverso, anche geograficamente, proprio perché studiando i vari casi di femminicidio ho notato delle differenze a seconda ovviamente appunto della caratura soprattutto economica delle vittime. Uno dei paradossi è che le donne, per esempio, che hanno la fortuna di vivere in una situazione più agiata, hanno più problemi a denunciare. Questo perché? Perché comunque hanno una sorta, no, di dignità da difendere, uno status da difendere, quindi sono le mogli di uomini più importanti, di uomini più ricchi, e quindi a quel punto hanno più paura di perdere terreno. Invece, al contrario, delle donne che sono di estrazione sicuramente sociale ed economica più bassa, hanno sicuramente la paura di denuncia, no? Di fare la denuncia, però una volta che arrivano, che riescono ad avere il coraggio di arrivare in caserma, di parlare con un referente, iniziano ad aprirsi, e poi è una diga che viene rotta di verte, e quindi iniziano finalmente a liberarsi. Invece per quanto riguarda gli uomini, anche lì il problema è che normalmente l'uomo che è violento prima di essere marito, e questo io per me è proprio il punto focale, prima di essere un marito violento, quell'uomo è stato un figlio. È lì che nasce tutto, no? Secondo me. È lì che probabilmente qualcosa è andato storto. Le percentuali, poi io odio parlare di numeri, perché poi se vogliamo andare a vedere proprio nello specifico, non in Italia, allora qualcuno, i detrattori possono dirlo veramente a ragione, che non è vero che i casi di femminicidio sono in aumento, cioè la percentuale è in aumento, ma non in totale i casi. Quindi non voglio entrare nello specifico, perché non si parla di numeri, si parla di vite, esseri umani che non ci sono più e che sono stati brutalmente uccisi. Quindi non voglio entrare nello specifico, perché poi il nostro approccio al lavoro non è stato assolutamente quello di intellettualizzare lo spettacolo. Una cosa a cui tengo tantissimo è che le storie scritte sono storie nate dal, praticamente ogni storia, ogni monologo è un caso a sé, ma è un puzzle di tante altre storie. Una cosa che io non farei mai è quella di prendere una storia vera e di sbatterla sul palco. Questo proprio non lo farei mai, perché mi darebbe l'idea di profanare delle storie che già sono state parecchio profanate, e di soprusi ne hanno vissuti già troppi. Quindi ho studiato i casi, almeno 200 per bene, e ogni storia è un puzzle di tante storie, perché, ripeto, il paradigma molto spesso, il paradigma mentale femminile e maschile è simile, ma non sono storie completamente prese e sbattute sul palco. Questo ci tengo, perché insomma mi sembra importante sottolinearlo. Una brutta storia la mia, con una brutta fine, la peggiore, la cronaca nera e perfetta. Figlio uccide la madre a colpi di pistola. La pistola? A casa mia? Non lo sapevo. Non l'avevo immaginato. Invece c'era. Dal momento dello studio, della preparazione e poi della scrittura di questi testi a questo momento di messa in scena così grande, così imponente, c'è stato un percorso. Sì, c'è stato un percorso all'inizio abbastanza doloroso, nel senso che poi noi tendiamo molto, anche nella comunicazione dello spettacolo, a cercare di trovare anche una maniera provocatoria, perché credo che sia la maniera migliore. Abbiamo trovato un team molto
molto affiatato, insomma, questi lavori hanno sicuramente bisogno, no, di, proprio di una copertina con cui coprirsi, perché altrimenti si sta male, si sta malissimo. Alessandro Machia, il regista, è una persona che sta credendo molto in me, quindi insomma io questo lo ringrazio. Le attrici sono tutte attrici di grandissima caratura professionale e sono attrici che hanno sposato ovviamente il progetto. Ci tengo a sottolineare oltretutto che il progetto è completamente è stato portato avanti, lo stiamo portando avanti sulle nostre forze, questo è importante, ed è importante anche quello che sta accadendo per il 13 ottobre, per la Notte Rossa. Ci sono tantissime adesioni di persone delle istituzioni politiche, e la cosa interessante è che tutte le tante delle testimonianze che io come una pazza sto prendendo in giro per Roma, al momento mi sto fermando ovviamente sulla mia città, su Roma, verranno lette da politici. Questo è importante perché, insomma, normalmente in questi casi, questi sono i classici casi dove c'è la conferenza, dove ci si siede a un tavolo, dove i politici fanno un po' di, tra virgolette, di campagna politica, no? Cicero pro domo sua. In questo caso no. In questo caso sono stati invitati a parlare di un problema, le testimonianze raccolte saranno proprio loro a leggercele. E poi soprattutto il taglio maschile. Il taglio maschile vuol dire che ci saranno tanti, parecchi uomini politici, e verso la fine della serata dove volevo andare a parare? E volevo andare a parare al nodo del problema. Io e l'associazione Punto D, ci tengo a precisare, l'associazione di donne è importante, abbiamo fatto la marcia contro il femminicidio il 1° giugno ad Ostia, quest'anno stanno lavorando in maniera pazzesca per trovare una casa per le donne, appunto, costretta alla violenza. Quello è il problema fondamentale, perché altrimenti è inutile che una donna vada a denunciare, no? Se poi non trova un ricovero è inutile. E proprio con loro abbiamo fatto questo grosso lavoro. E il focus del problema sarà proprio dove si inceppa il meccanismo, dove si inceppa l'ingranaggio, perché una donna dopo 14 denunce viene uccisa. È lì che dobbiamo cercare di capire, quindi ci saranno delle penaliste che ci diranno in che modo sta cambiando la giurisprudenza, se sta cambiando, ma sta cambiando. E poi soprattutto ci saranno delle rappresentanti della task force di polizia e carabinieri che ci spiegheranno quali sono i problemi che invece loro trovano sul campo, perché è inutile parlare dalla teoria, bisogna passare ai fatti, cos'è che non funziona, no? È questo che volevo sottolineare, e finalmente è aperto alla cittadinanza questa Notte Rossa, quindi venite dalle 20 in poi, alle 18, invece sempre domenica 13 ci sarà lo spettacolo, e sarà l'ultimo spettacolo di tutta per il momento di questa maratona, quindi ci sarà tutto il cast con la storia di uno dei tanti uomini, con Andrea Lolli, e poi appunto la sera ci sarà la possibilità proprio della cittadinanza, di noi, società civile, perché io prima di tutto sono una cittadina, di cercare di capire, di fare domande, e proprio questo link tra la teoria e i fatti mi sembra che sia la cosa più interessante. C'avevate un affare per le mani quella sera, qualcosa di grosso. Mamma, mi servono soldi. Ancora? Sì, c'ho un affare per le mani. Ma io non rompere i coglioni, dammi i soldi. Ma come mi parli? Stai zitta, mi devi dare i soldi. Ma io non, basta! Dammi questi cazzi di soldi, no! E no! No! No, io stavolta non te li do! Ma che cosa stai facendo della tua vita? Vergognati! Sei un cretino! Parlare così a tua madre! Io i soldi mica li trovo per te, la vergognati! Hai tirato su con il naso. Lo facevi sempre quando eri nervoso. È un fattore nervoso, dice la dottoressa. Magari la dottoressa mi chiamo, non ce la faccio da sola, magari mi dà un consiglio, non ce la faccio più da sola. È uno spettacolo sul femminicidio, contro il femminicidio, contro questo fenomeno che ormai va molto di moda in Italia. Siamo maestri in questo, lo esportiamo in tutto il mondo.
In realtà, diciamo, è uno spettacolo che racconta 12 storie, 12 storie di donne morte ammazzate per mano degli uomini, ma nonostante questo, diciamo, non vuole essere uno spettacolo, come dire, ideologico in questo senso. È uno spettacolo che indaga proprio la morte delle donne per mano degli uomini, non secondo un principio di causa-effetto, uno psicologismo anche spicciolo, ma proprio vuole indagare il mistero dell'uomo che prima ama e poi uccide. E spesso queste storie, queste morti sono morti casuali, sono morti acide, fredde, tipicamente quotidiane. Ci sono atmosfere che ci riportano ai racconti di Murakami Haruki, per esempio, quindi con un minimalismo freddo, agghiacciante per certi versi. Quindi questo ci tengo a precisare, anche proprio la mia regia di questo spettacolo, di questi 12 monologhi, tende proprio a restituire il mistero dell'animo umano, il nero che abita l'uomo, il mostro che abita l'uomo. In questo caso nello specifico il maschio, che si tratta di donne che vengono uccise per mano degli uomini. Quindi sono 12 monologhi, 2 a sera, da oggi 7 ottobre fino a domenica 13 ottobre. Si concluderà con la Notte Rossa, un evento alla presenza di numerosi politici che hanno aderito all'iniziativa, parlamentari, assessori comunali, consiglieri comunali e amministratori anche di zona. Quindi ogni sera sarà uno spettacolo diverso? Ogni sera due spettacoli diversi, diversi proprio, quindi con delle luci diverse, con allestimenti proprio diversi. Sono 12 prime praticamente, un'operazione titanica, insomma, visto anche l'dispiegamento di mezzi, insomma, che è quello appunto di uno spettacolo, come dire, fatto a mano, potremmo dire, no? Ma io stavo andando nella direzione sbagliata, infatti. Per controllare meglio il colore dei suoi occhi, non vedo la vetrina della gelateria Tognazzi e prendo in pieno la vetrata. Un boato sordo. Tutto lo struscio sarà in agitazione. E i romani in vacanza, che non si smentiscono mai, dando la notizia a gran voce. Oh, regà, c'è sta una rincoglionita che si è incollata alla vetrina dei Tognazzi e ha fatto erbò. Rossa dalla vergogna. Non era il modo migliore per farsi notare. In questo, nella costruzione di questo spettacolo intervengono parecchie persone. Possiamo fare una piccola overview? Assolutamente. Allora, questa sera 7 ottobre abbiamo un episodio, il primo episodio che apre, Odiavo i crisantemi, con protagonista Sonia Barbadoro, una bravissima attrice, e Gabriele Guerra, nella parte del figlio. Una donna parla con il proprio figlio giunto al suo capezzale. Secondo episodio, Non sapevo fare le valigie, interpretato da una bravissima Laura Mazzi, una interpretazione misuratissima, in questo monologo sì, ispirato a Murakami Haruki. Non accade praticamente nulla, ma in realtà, come dire, è tutto vissuto dalla protagonista. Poi abbiamo martedì Federica Quaglieri, sempre con Gabriele Guerra e con la partecipazione straordinaria di Pino Lepera. Mercoledì 9 Giada Prandi e di nuovo l'episodio di Sonia Barbadoro che si ripete. Mercoledì anche, non però al Teatro allo Spazio, ma dislocato in un evento, cioè uno spettacolo che si svolge in una casa privata, Arianna Ninchi, con un episodio molto ironico, La sgambatura, e di nuovo Federica Quaglieri. Giovedì 10 abbiamo due giovani attrici, Stefania Papirio e Silvia De Fanti, tra l'altro la seconda in un monologo psicotico, letteralmente psicotico, di una donna che si muove in mezzo ad uno spazio angusto e vede apparire i personaggi della sua vita. Venerdì 11 Claudia May Pastorelli e Francesca Romana Miceli Picardi in un duetto, potremmo dire. Sono due monologhi in realtà che sono fortemente in relazione, lei, l'altra,
la storia che peraltro riprende il monologo, il primo monologo scritto da Betta Cianchini, ex moglie si innamora da morire di ex moglie. La ex moglie è proprio Claudia May Pastorelli, che vedremo venerdì. Ok, questo sono due monologhi intrecciati. Il primo avviene appunto venerdì, l'altra, e sabato lei, Francesca Romana Miceli Picardi. Domenica si chiude con La Notte Rossa e due monologhi molto interessanti. Il primo già da Fradeani, una sorta di Brie Van de Kamp di Desperate Housewives. E domenica Andrea Lolli, che interpreta il marito di Francesca Romana Miceli Picardi, e dirà la sua versione, Salvatore, l'uomo che uccide, e quindi parla e quindi dà la sua versione, tra l'altro in una interpretazione a mio avviso notevolissima di Andrea Lolli, che non cerca il luogo comune ma invece dà un'immagine proprio reale di una dimensione di psicosi vera, potremmo dire, dell'uomo che uccide. Ci sarà l'intervento, il blitz artistico di Adele Ceraudo, dell'artista Adele Ceraudo, a inizio proprio oggi e durante le serate, con la proiezione dei suoi quadri. I costumi sono di Sara Bianchi, le luci, l'audio e video di Francesca Corso. Testi di Betta Cianchini, autrice che conosciamo tutti, autrice del format Dignità Autonome di Prostituzione, portato poi alla ribalta da Luciano Melchion. E poi c'è Punto D. Punto D e la Be Free, come associazioni che sostengono, enti che sostengono il progetto fortemente, che l'hanno fortemente voluto e l'hanno fortemente sostenuto. E Fonderia delle Arti, che ci ha ospitato meravigliosamente, direi, dandoci l'opportunità di provare praticamente H24 nelle loro sale. Appunto, quindi è uno spettacolo, ripeto, fatto a mano, fatto con la passione, con la passione per, diciamo, per il teatro, e con una forte vocazione etica e civile, che però non annulla minimamente la qualità dello spettacolo. Spesso la motivazione etica deve essere, spesso è una sorta di filtro rispetto, come dire, che diciamo, di filtro rispetto allo spettacolo. Questo è uno spettacolo teatrale che parte da un presupposto etico molto forte, cioè una denuncia del femminicidio, no? Un prodotto made in Italy, cita... Un tempo si diceva il teatro d'impegno. Sì, un teatro d'impegno, sì, teatro d'impegno civile, ma teatro. Quindi gli spettacoli hanno tutti una loro autonomia estetica, una loro autonomia, un disegno luci diverso, spettacolo. Quindi non vi aspettate di vedere delle donne ferme che leggono un monologo, una roba pallosissima, non è questo. Non è sperimentale. Non è sperimentale, no, è teatro. È teatro, teatro vero, con grandi interpreti, secondo me giovani e meno giovani, ma comunque di grandissima qualità. Ripeto, la tematica dell'impegno politico non deve essere un paravento per giustificare uno spettacolo. È uno spettacolo, è teatro, punto. Poi è teatro etico, ovviamente. Io l'ho conquistato con l'imbranataggine e con la goffaggine rischiamo di perderlo. Già dal viaggio di nozze a Venezia, il primo giorno rischio di collassare sul traghetto. Il mare mi fa un brutto effetto. E per non sporcare il maglioncino nuovo che mi ero appena comprato, mentre vomitavo, inciampo e quasi cado di sotto. Perdo tempo, tutti scendono, io rimango indietro. Luigi è sulla terraferma, io mi allontano, lo vedo da distante mi dice: scendi, io ti raggiungo alla prossima fermata. Ma tu fermati. Riuscivo a leggere abbastanza bene il labiale. Deve aver detto anche qualcos'altro, tipo, e che cazzo. Ma lui ci rideva. Ancora rideva.